Perfetto. Ieri Lele, se mi chiedi quale partita hai visto, ho visto la Salernitana che ha preso La 4 sì. gol, perché l'avevo detto che la dovevo vedere, però poi il pomeriggio non ho visto niente, né Inter né Milan né niente, ho visto 0-2. Dico, mentre io vedevo e loro sullo 0-2 continuavano ad attaccare e a giocare, e io pensavo, dico, immagina adesso quelli sfigati, cretini che inizieranno a dire, ma non ha vinto, eh sì, non ha vinto niente, è il calcio suo è così, eccola. Poi ovviamente oggi vado a leggere il genio di Evra, se ne viene fuori, quante coppe dei campioni hai vinto con Messi, senza Messi, Xavi, Iniesta? Evra, ma perché ti stai zitto e vai a rompere il cazzo a qualcun altro? Che vai a dire le cagate nei confronti dell'allenatore più grande che la storia del calcio abbia mai avuto? È probabile che sia un invidioso, uno che può darsi di sta poco simpatico, Pep. Ma di Guardiola non devi dire niente. Lui si ricorderà molto bene la rumba che ha preso col Manchester United, quando è esattamente Ferguson, testuali parole, questo se lo dovrebbe ricordare, Bra, dopo la partita col Barcellona, ha detto: in 28 anni di Manchester United, nella mia vita da allenatore, e dei 28 anni di Manchester United, mai una squadra mi ha messo così in grande difficoltà. Non ci hanno fatto mai prendere la palla. Questo è un signore, vuol dire ammettere. Ma Infatti non a infatti, caso è un uomo. è Ferguson, è Vlah che continua a rompere i coglioni. Cosa hai vinto con Tizio, Caio e Sempronio? Di cosa stai parlando, Vlah? È l'allenatore più grande della storia, è più rivoluzionario della storia, è più vincente. Perché, ripeto, non è che tu vai a vedere le coppe dei campioni o i titoli, è l'impronta che tu lasci su una squadra. Perché se noi continuiamo ancora oggi e tutti gli allenatori del mondo dicono che Bielsa è il più forte di tutti, ha più idee di tutti, è il più grande di tutti, ci sarà motivo, e non ha vinto in Europa. Perché è quello che ti lascia. Rinus Michels, caro Evra, ti dico, ha perso due mondiali consecutivi con l'Arancia Meccanica, 74 e 78, e penso che sia uno delle nazionali più grandi della storia del calcio. Sbaglio, Lele? Ciao. Senza dubbio. Non ha vinto niente, e allora è uno, è il marchio che lasci. Pep l'ha lasciato dal momento che ha fatto la prima panchina nella sua vita fino all'eternità, all'infinito. Senza di lui il calcio era un'altra roba. Infatti, oggi tutti quanti cosa dicono? Vogliono copiare chi? Con tutto il rispetto, i Klopp, i Sacchi, gli Ancelotti, i Capello, i Murri, quello che vogliamo. Tutti vogliono copiare l'idea e il gioco di Guardiola, ma non si può copiare. Pepe è un'altra roba. E ieri ho visto, l'ha genialato, cos'è stato, Lele? I due migliori giocatori della stagione, con De Bruyne, li ha tolti via. Bernardo Silva e Mahrez, via, fuori. Ha messo dentro Sterling e Gundogan. Primo gol. Assist di Sterling, gol di Gundogan. Il terzo gol chi l'ha fatto, Lele? Gundo, Gundogan. anche com'è entrato dei brutti. Ma non è, ma è così, è così. Aspetta, se tu vai a vedere anche sul 0-2, loro potevano fare anche un altro gol, un'altra azione con Watkins. Grande gol di Coutinho, mamma mia, che Sì, gol che bello, fa. bellissimo gol. Loro hanno calciato tre volte, hanno fatto due gol. C'è un problema: 75% di possesso palla e più di 20 volte hanno calciato in porta. Poi perdono lo scudetto, la Premier League. Ma su Amen. tutte le partite, così, poi ci sta che non Comunque, vinci. Oh. sul 2-0 a Teutino, di fianco a me, che aveva l'iPad, lo guardavo l'iPad suo, mentre era collegato con Etihad. Sì. Fatto il 2-0 non l'ho più guardato, ma gli ho detto, Teo, finisce come col QPR di Mancini. 3-2, e 3-2 è successo. Però che Guarda, emozione gli ho che c'è detto, stata. guardamela Niente. te. Gli ho detto, guardamela te, io devo parlare qua, in trasmissione. Finisce 3-2. Comunque, volevo dire questo: Guardiola ha vinto 10 campionati su 13 disputati. È in Premier League, che è l'NBA del calcio, a detta di tutti, campionato che un po' di competitività ce l'ha, pochina, un po' ce l'ha. Ne ha vinte 4 su 6. Se vogliamo, ne ha fatte 6 col City, però gli ultimi 5 ne ha vinti 4. In totale sono 4 su 6. Ha vinto ovunque. Voglio dire, Coppa Campioni due ne ha portati a casa, in tutto sono 32. No, perché quando sento dire gli allenatori che contano sono quelli che vincono. 32 titoli. Perché non sanno più dove screditarlo. Quanti anni hai, Pep? È un 71. Perfetto.
51 anni. 32 titoli, ma non è un vincente, perché guarda solo il gioco. Siamo nel 2022, ragazzi, per favore, facciamolo questo salto. Siete tanti che l'avete fatto, ok? C'è un nuovo modo di parlare. Non mettetevi dietro chi dice no, ma conta vincere. Lui fa quello e quell'altro. 32 titoli. Io dico, cercate di guardare quello che vi emoziona il cuore e poi vedrete che molte volte chi vi emoziona vince pure. Fateci caso. Tutto qui. Lui, a differenza di tutto il resto degli altri allenatori, non è un gestore. Lui è un gestore, un allenatore, un manager, un rivoluzionario. Comunque, per chiudere, ieri mi arriva la videochiamata della Coppa in diretta. Ah, sì? Da Manuel. No, lei, a proposito di Manuel, se lo senti salutalo. Sì. Mi ha emozionato tanto, da brividi, quando si sono abbracciati. One Man Lio. Sì. Pep e Manel si sono abbracciati, Pep piangeva. Mi sono emozionato tanto. Credi? Beh, quello è un sentimento vero, eh? Lì non c'è solo lavoro, lì c'è tutto quello che hai detto te. Tutte quelle cose che hai detto te, c'è lì. E mi faceva vedere mentre si avvicinava, nel momento che c'era Stones, l'ha messo davanti, mi faceva così. Io avevo appena finito la trasmissione, sono andato dietro io allo studio, mi faceva vedere. Il campo, che grandi. Bello, complimenti. Bello. Poi vincerle così ti viene un infarto ogni volta, ci credo che piange ancora di più, sono emozioni forti. Posso dirti una cosa, la Premier è così, è troppo bella. Cioè, la Premier è così, loro hanno dato 20 punti alle terze. Hanno dato 20 punti alle terze, deve finire un punto avanti, uno indietro tra quelle due squadre lì. Lele, se tu ci fai caso, anche 3 anni fa a un punto di distacco, 98-97. Sì. Poi se tu mi dici una vinta, l'altra persa, no, non cambia niente, è la sfida che dà. Hanno vinto tutte e due, bravo. Esatto. Una ha vinto il campionato, ma questa hanno vinto già 2 coppe, Lele. Potevano vincere il campionato, adesso finale di Coppa dei Campioni. Cosa ti dici se perde la Coppa dei Campioni la finale? È una stagione fallimentare? Ma che siamo matti? È un perdente. Oh, e questo dicevano, eh? Di Trump diceva che era un perdente. Lo so, non è che ce l'ho. Allora, quando perde, vince, ma guardate quello che offre questa gente. Chapeau ad Antonio Conte, che è arrivato quarto. Cavolo, l'ha presa da nona, ottava, se non sbaglio. Era facile, e quindi è arrivato qua. Kulusevski ha fatto giusto un gol e un assist, però bene. Esatto, tanto per il Tottenham, bene. Ha fatto un lavoro straordinario, vero Lele? Nico, sì. Veramente bravo, hai fatto bene a dirlo, perché il lavoro eccezionale che lui ha fatto è sotto gli occhi di tutti. Poi, come mi ha insegnato il mio amico Lele, può piacere o meno, lavoro straordinario fatto, punto. Sì. Perché anche con le sue idee. Sì, non è poi mai facile quando entri in corsa. No, lui ha fatto un lavoro eccezionale. Non lo so, le ultime sue dichiarazioni, non lo so se lui realmente possa rimanere o meno. Questo non lo so. Perché le sue ultime dichiarazioni, dove lui ha detto ci siederemo con la società e ne parleremo, vediamo cosa verrà fuori, vi farò sapere. Non lo so. Secondo me potrebbe avere qualche dubbio a rimanere lì. Non lo so. Almeno perché, che non lo vuole veramente il PSG, non lo so. Ma lì lo devi dimenticare il PSG per un solo fatto, con la sua idea, e quei 3 avanti è una roba diversa. E perché dovrebbe lasciare il Tottenham? No, dico io, c'è una roba proprio wow che dici, cavolo, vada ad allenare Messi e Mbappé. Ma Nick, lo sappiamo che tipo di lui. Allora, ripeto, chapeau, complimenti per quello che ha fatto e che sa fare. Però, no, ma ho capito quello che vuoi dire tu con le idee e tutto, però perché non deve restare? Non lo so, dalle sue dichiarazioni, non lo so, se lui si sente, può darsi, o a livello superiore del Tottenham, e può darsi, perché o gli prendi 5-6 giocatori per competere, perché non posso pensare che con questa squadra rischi di vincere il campionato l'anno prossimo, non lo so, non penso, altrimenti dove si può liberare? Però non ho la più pallida idea, perché il Bayern Monaco rimane così, il City, United sono già a Liverpool, sono già pro,
non lo so, l'Arsenal potrebbe cambiare, non lo so, vado ad intuito, Barcellona e Real Madrid non cambiano, Paris Saint Germain è l'unica che notavo l'altro giorno, dice che Zidane ha detto di no, e secondo me sta aspettando che Deschamps finisce il mondiale per poi andare in nazionale, non lo so, perché ufficialmente lei è giusto Pochettino via? È ufficiale? No, no, no. Ah no, vabbè, no, no. Perfetto,